Buonasera. Dopo una settimana di indagini gli agenti del commissariato hanno individuato e denunciato a piede libero un 43enne di origine marocchina che la scorsa settimana aveva aggredito il gestore di un negozio etnico di via stazione dopo essersi rifiutato di pagare la spesa. L'individuo, regolare in Italia e senza fissa dimora, si è giustificato affermando di essere stato ubriaco. La Guardia di Finanza di Sassuolo ha scoperto frodi fiscali da parte di imprenditori nel settore dell'autotrasporto. Sono più di 3 i milioni di euro non dichiarati e circa 650 mila quelli di Ive e Vasa. Alla base della frode, la falsa localizzazione all'estero per usufruire di regimi fiscali più favorevoli. Tante le polemiche per l'incontro organizzato dal Vicariato e da diverse associazioni cattoliche con il giornalista e scrittore Mario Adinolfi, che si terrà domani alla palestra dell'Istituto San Giuseppe. Gli esponenti di Sell e della Civica Pistoni hanno criticato il patrocinio offerto dal comune, definendo la manifestazione incompatibile con la laicità della pubblica amministrazione. Adinolfi in passato aveva espresso considerazioni che minavano la dignità della donna. Il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno che impegna il Comune a tentare tutte le strade possibili per riaprire il teatro Carani. Ecco il commento del capogruppo di Forza Italia, Claudia Severi. Consigliere Severi, le opposizioni unite votano, propongono un ordine del giorno approvato all'unanimità, ma con un emendamento, perché la situazione del Teatro Carani sembra non avere al momento novità importanti, sembra essere in stallo qual è la situazione, qual è quello che chiedete all'amministrazione? Ma guardi, questo è il secondo ordine del giorno che mira a chiedere il recupero del Teatro Carani, di salvare questo elemento storico, artistico, culturale che è un simbolo della città alla città stessa. Il vero tema è che sono passati 9 mesi dal crollo e non una scelta politica, qui si ragiona in termini di, ehm, così, da, di contabilità come se si fosse dei ragionieri, invece, un'amministrazione ha un compito diverso. Deve fare delle scelte, devono essere scelte politiche per un obiettivo condiviso. Lo deve dire chiaramente: vogliamo salvare il teatro Carani. Apriamo questo tipo di discorso a tutte le realtà sociali, economiche e culturali interessate, verso una fondazione, verso qualsiasi altra soluzione, qualsiasi altro tema che porti al salvataggio del teatro Carani. Ma finché ci si. Arrotola sul discorso dei soldi, sul discorso di come facciamo a ristrutturarlo, su questi temi è chiaro ed evidente che non c'è una scelta politica che invece questa amministrazione deve mettere in campo perché la vera funzione è quella di dire chiaramente che cosa vogliamo fare: salvare il teatro Carani per la città, mettere in campo scelte. Politiche in senso di coinvolgimento di enti pubblici, di realtà economiche, di realtà istituzionali bancarie che hanno questo obiettivo, come succede in altri comuni d'Italia, dove si deve salvare un teatro storico per quello che è e per quello che deve divenire al passo con i tempi. Dall opposi dalle opposizioni è uscita anche la paura tangibile che si stia in realtà temporeggiando per andare a fare qualcosa di diverso, per abbandonare il Carani e passare ad una struttura diversa. Eh, questa è la paura che avete? Ma sì è una paura perché sono passati nove mesi dal crollo e ancora non è successo nulla nove mesi dal crollo e ancora non si è sentita l'amministrazione dire abbiamo incontrato questi ripeto questi soggetti pubblici questi soggetti interessati è nato un comitato non abbiamo fatto incontri costruttivi diretti a delle scelte strategiche ma semplicemente facendo ragionamenti di pura contabilità. Quelli li fa un ragioniere, non li fa un ente pubblico, non li fa un'istituzione che ha il compito di coordinare tutte le volontà locali che possono portare al salvataggio del teatro Carani. Perché se l'amministrazione si mette seduta con. Le banche, con eh, delle associazioni culturali, con gli artisti che hanno dato disponibilità all'interesse del Teatro Carani. Può trovare soluzioni che portino veramente a una risposta definitiva per sempre. Una scelta di recupero totale del Teatro Carani anche di una proprietà diversa, ma una scelta vera. Le Tre proposte che la Giunta ha avanzato alla proprietà, ancora allo Stato di Bozza, eh, sono state definite dal consigliere Caselli delle opposizioni come un, in, inaccettabili. A suo, a suo dire, è così anche per voi? Ma sì, sono tre eh, ipotesi molto molto secondo me poco percorribili e comunque modeste così come sono attualmente nella formulazione. La prima parla di permute con gli immobili che sono stati messi in vendita dall'amministrazione comunale da tempo, alcuni dei quali addirittura sono di SGP, quindi difficilmente appetibili. La seconda parla di un canone di affitto per un affitto di 20 anni, ma 20 anni sono una vita e lì bisogna rimodulare la formulazione dell'impegno dell perché un canone fissato per 20 anni che tipo di remunerazione di interesse può mai avere per una proprietà? E in terzo luogo la terza è solo concettuale, non è stata formalizzata. Quindi di fatto secondo me da 1 a 10 siamo ancora verso il 3 come tipo di impegno di questa amministrazione che deve, al di là delle parole dette, davvero mettere in campo. Passiamo allo sport. Pomeriggio intenso per i giocatori nero-verdi, che si sono impegnati in una seduta a porte chiuse a Ricci. Duro l'allenamento in preparazione alla sfida di domenica contro il Milan, che calcherà il campo del Mapei Stadium. Grazie per essere stati con noi, per oggi è tutto, arrivederci a lunedì.